essere qui con questo allora mi prendono già in giro. Sentite, pensando all'ora solare e pensando a una storia assolutamente positiva, luminosa da portare nelle vostre case, ho chiesto al mio gatto, no, non è vero che abbia chiesto al mio gatto, ma ho pensato, morbidi come le pattine dei gatti, forti come un racconto di quelli che ti prendono il cuore, capaci attraverso quelle pagine di andare ben oltre e far diventare quel racconto una lezione. Spero di aver detto tutto, o quasi tutto. Costanza Rizzacasa d'Orsogna, grazie di essere con noi, giornalista del Corriere della Sera, a metà tra l'America e l'Italia, ma soprattutto è la mamma gatta di Milo. E Milo è proprio un gattino, no? Sì, Milo è un gattino vero. Milo è un gattino vero. E quindi, storia di Milo. Il gatto che non sapeva saltare. Il gatto che non sapeva saltare. La trovate dappertutto. È un libro giallo, lo vediamo ora. No, guardate, questo è Milo. Scusate, no, questo è Milo Miao. Eccolo, che visto così è un gattino perfetto, e lo è. Ma ora vi racconteremo i particolari. La professoressa Sabrina Vernole, buongiorno. Salve. Ben trovata, non ho sbagliato l'accento, vero? Perfetto. 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 Che è una professoressa in tutti i sensi. E ora ci spiegherà perché, non perché sia una professoressa, lo è. Lei dice, un marito... Quanti figli? Tre. Tre figli e 50 alunni. Si è presentata così stamattina. Ci siamo trovate dal parrucchiere, ma ne parleremo di questo più tardi. Questo libro, lo vediamo ancora, questa fotografia bellissima. Questo libro nasce da una adozione speciale. Perché? Perché volere un gattino è una cosa tenerrima. Volerlo tra le mani perché è piccolino è una cosa splendida. Scoprire, come ha fatto Costanza, che quel gattino avesse una grave malattia è stato l'inizio di un'altra pagina. È una storia d'amore. Milo ha questa sindrome che si chiama ipoplasia cerebellare, una sindrome neurologica che condiziona i movimenti perché impatta proprio sul movimento, assenza di coordinazione, quindi Milo cammina zigzag, cammina tutto sghembo, va a sbatte. Cade veramente mille volte al giorno e non sa saltare, da cui il titolo del libro. E quindi lui è stato trovato in un'aiuola da mio fratello a Milano, una storia tipo Disney, veramente in una notte di temporale. E dopodiché è arrivato da me, io abito a Roma appunto qui, e quando siamo andati io non avevo notato quasi nulla perché io ero felicissima dell'arrivo di questo gattino, ero assolutamente cieca. Che era piccolissimo. A tutto, ero microscopico come nella foto poco fa. Quando abbiamo fatto il primo vaccino, subito il veterinario mi ha allertato su questa cosa, che il gattino sicuramente aveva questa sindrome neurologica di cui lui aveva sentito parlare ma non aveva mai visto, e così siamo andati a caccia di un buon neurologo e abbiamo trovato questa cosa con chiaramente, ecco, una notizia fortemente negativa ma anche delle cose positive. La sindrome non è progressiva, quindi il gatto così com'è rimarrà. E poi può anche migliorare con degli esercizi di agilità che sono stati un'altra parte della storia che abbiamo insomma fatto lungo tutto il nostro percorso insieme, eccolo qui. E quindi niente, poi a un certo punto, forse perché ero frustrata, forse perché appunto avevo bisogno di aiuto di comunità, io ho cominciato a riversare su Twitter, dove sono abbastanza attiva come giornalista, certo, tutte queste mie preoccupazioni per Milo, i suoi video, le cose, la gente si è affezionata. A un certo punto ho capito, quando la gente ha cominciato a scriverci, che noi eravamo diventati parte di famiglia, mm-hmm, e che è bello insomma tornare a casa e sentire, leggere le avventure di questo gattino che con la sua tenacia dà speranza, ho capito che non era più neanche il mio gatto, ma era il gatto ormai di tutti, e che era un gatto fortemente metaforico perché insomma nero, traballino, quindi disabile, insomma, e trovatello, ecco, era una grandissima metafora. E aggiungo un'altra cosa, quando Costanza ha sentito il veterinario che ha detto forse sarebbe meglio così aiutare questo gattino che non avrà mai una vita normale, insomma, volendo si può anche abbattere, perché questo si è sentito a dire. Lì ho imparato a conoscere Costanza molto bene, perché è una fortuna conoscere questa ragazza, questa giornalista che ripeto sta con un piede in Italia e con un piede negli Stati Uniti, dove si è laureata e dove si è formata, rispondere con molta forza. Io ho segnato anche le parole del Papa, che ha detto gli animali sono persone non umane, e in quegli occhi gialli lei ha visto la sua personcina da curare e della quale avere tutta la cura possibile. E quindi è uscito fuori questo libro, che è un boom
di vendite di persone che lo comprano, che lo regalano, che lo ricomprano e che lo rileggono. Perché? E qui mi faccio alla professoressa Sabrina Vernole. Perché si è creato un ponte tra il MIUR, Ministero, esatto, ovviamente dell'Istruzione, cioè, e Costanza, su questo libro? Cioè, che cos'è che a un certo punto vi ha fatto dire leghiamoci? Leghiamoci. Questo libro è arrivato nella nostra scuola con questo progetto di lettura nazionale che promuove sul territorio l'amore per i ragazzi verso la lettura, e è arrivata Costanza con questo libricino e in una situazione di attività in comune tra quinta elementare e prima media. Sì. È una favola morale, definirei, perché ci ha permesso come Istituto Comprensivo Visconti di obbedire a un mandato morale che noi abbiamo presente anche nel nostro POF, la scuola del vero, del bene e del bello. Il bene inteso come la possibilità di sviluppare nei ragazzi un pensiero critico su alcune tematiche importanti, la diversità, il pregiudizio. Sì. E constatare che noi come scuola abbiamo un compito importante di favorire nei ragazzi una cittadinanza buona, una cittadinanza attiva. Questo libro contiene un messaggio positivo, perché intorno al gattino si crea un gruppo, c'è una comunità che agisce e c'è un risvolto positivo, c'è un accudimento, un'adozione. E c'è un difetto o una negazione di una normalità agli occhi degli altri? Io non ve lo svelo perché sono 112, vi dico solo che a casa ce lo siamo litigato, questo ve lo posso dire. Lo leggo prima io, lo leggi prima tu e non eri gatto ovviamente. Ma c'è a un certo punto, c'è una parte del libro che è il racconto di quello che è stato e poi mette la freccia e va verso quel qualcosa che ha fatto dire ad un bambino, uno dei tanti bambini che ha letto il libro e che era a scuola, che cosa? Allora, è bella Costanza perché lei è meravigliosa, è di ferro questa donna, però quando tu le fai un complimento pari di lei, ma guarda, ti prendi un applauso, ma grande così, andiamo, cos'è allora, successo? No, nel senso che anche per rispetto non avrei mai immaginato una cosa del genere, però questo bambino, insomma, alla fine della seconda delle giornate che abbiamo avuto a Visconti, si chiama Ariel, possiamo Ariel, dire, certo. Molto, e come fanno i bambini con questa estrema semplicità, come se dovesse dire, parlare di una merendina, per dire, invece doveva dire la cosa più grave e profonda. È arrivato, ha detto, io penso che questa storia di questo gattino e queste cose di discriminazione di cui stiamo parlando oggi non sono diverse da quando mio nonno nel 1938 fu impedito di entrare a scuola perché lui era ebreo. E io sono scoppiata a piangere, e per fortuna si è quasi finito lì, insomma. Certo, perché certo. È stato un momento veramente, non ce l'aspettavamo, sì. Io non me l'aspettavo. Sì, nel senso che era la metafora questo, la metafora del diverso, l'acquiescimento. Perché il gattino è vero, la storia è tutta vera, però poi, professoressa, i ragazzi, quell'educazione al bello di cui lei parla, prendono appunto la metafora, sì, e la fanno propria e dicono mia. È stato facile per loro parlare di loro stessi proprio perché in quel momento si parlava del gatto, si parlava di altro, però in realtà si toccavano dei nuclei tematici molto profondi. Ha parlato Ariel, hanno parlato altri bambini che provengono da altre culture e hanno raccontato quel giorno in cui loro si sono sentiti diversi. Sì. Ed è stato un fiume, non riuscivamo più a fermarli. E quindi si è creata una circolarità di valori, di emozioni in quelle due giornate. Ritengo che questo sia un ottimo strumento didattico per far riflettere tutti su alcuni valori importanti che non dobbiamo dimenticare. Costanza, e mentre lo scrivevi questo libro, e guardate con questo uso di Twitter così gentile da parte di questa giornalista, da parte di questa scrittrice, da parte di chi stava ideando questa favola, no? Questa fiaba, che poi in realtà pesca anche in fatti realmente accaduti anche dopo, quando vi dico solo che a un certo punto Milo si allontana da casa, miau, e non vi dico più nulla, e facendo altri incontri. Avevi la sensazione che tutto questo potesse poi sfociare in tanto successo utile? Eh?
utile, nel senso che era quello che speravo, nell'utilità di questo libro. Io vedevo che mentre proprio lo scrivevo, quello che ci circonda peggiorava. C'è stato Lodi, ma prima di Lodi, nei bambini della mensa, insomma, di Lodi, ma prima di Lodi c'erano stati tanti altri episodi di intolleranza, chiamata così, insomma. E io speravo fortemente che questo libro potesse essere un messaggio. Poi è chiaro che non ti aspetti mai quello che poi è successo, per fortuna, quella è una bellissima cosa. Però ci speravo perché, ecco, volevo fare qualche cosa, sentivo tutto questo peggiorarsi, tutto questo buio, e volevo dare un messaggio. Professoressa, siamo tutti stati nella nostra vita la rana che dà il passaggio allo scorpione per guardare il fiume, sto citando Esopo, E poi ci siamo sentiti dire, to punto, è la mia natura. Allora gli animali e le storie di animali possono insegnare tanto, no? Assolutamente, e ripeto, no? Come prima, possono insegnare moltissimo. E, mi ricollego proprio a quello che diceva Costanza, sono degli anniversari importanti. Questo libro ci ha portato poi a parlare di Costituzione, perché quest'anno ricorrono i 70 anni dall'approvazione della Costituzione. Dopo che abbiamo salutato Costanza, siamo saliti sulle sedie e abbiamo letto ad alta voce l'articolo 3 della Costituzione. Quindi è stato un filone che ha unito tutta la giornata. La Costituzione, il triste anniversario delle leggi razziali del 38, quindi è un libro che ha delle potenzialità enormi, e noi come scuola siamo stati lì pronti ad accogliere il messaggio. Costanza Rizzacasa d'Orsogna, la professoressa Sabrina Vennole, e ma chi glielo doveva dire al piccolo Milo in quella notte di pioggia, raccolto per strada, che avrebbe fatto salire sulla sedia dei bambini a leggere l'articolo 3 della Costituzione. Storia di Milo e il gatto che non sapeva saltare, l'ora solare. Grazie. Carezze a volontà, mi raccomando, a casa, e lasciate la finestra aperta. Magari arriva anche, chi lo sa, vedete per strada un gattino e siete tentati dalla voglia di andarlo a prendere. Comunque arriva l'ora solare tra un attimo. Arriviamo. Grazie.